Allora, Presidente, vogliamo sentire un po' le voci, insomma, perché il pubblico vuole sentire anche le voci dei nostri campioni. Vuoi aprire tu direttamente con Kevin? Con Kevin? Kevin, you are here often, sei qua spesso. Do you like this area specially for something? Cos'è che ti piace specialmente di quest'area? This is one of my favorite places to race when I was racing. It's one of my favorite places to visit now. I love the Adriatic coast. I love this area, the hills, the people, everything, the food, the wine. Spaghetti. Spaghetti, yes. Questa era una delle aree che preferivo quando correvo. È una delle aree preferite oggi. Ci vengo volentieri per la gente, voi. Quindi dopo... Mazzuolatelo, fatelo sudare di autografi e di selfie. Questa è una mia nota, non l'ha detto lui. E mi piace il cibo, naturalmente. Qualcuno di voi suggerisce gli spaghetti, ma non solo, credo. Pizza, spaghetti. Will you come back some other time when we invite you? Kevin, please. For sure, I will always come back to Italy whenever Suzuki asks. Ok, tutte le volte che glielo chiediamo lui verrà. Thank you for your loyalty and still remembering us. Grazie di ricordarti ancora di Suzuki, di noi. Grandissimo, grandissimo. L'applauso di più, di più, di più, di più. Senti. Allora, ancora voglia di andare in pista ce n'abbiamo, eh? Sì, voglia di andare in pista, sì, però all'andatura che dico io, senza dover guardare i tempi e abbassare dei re. Dei record per divertimento, tanto sono in moto, sono venuto qua anche in moto. Tanto c'è anche ovviamente una parte importante per te comunque con l'esperienza moto, quindi tu istruttore di moto, insomma insegni alle persone ad andare in moto, non tanto forse neanche a correre come dicevi, ma insomma avere un po' una linea giusta. Ci sei sempre sopra le moto? Sì, quello che facciamo noi, abbiamo la Lucchinelli Experience che dà una mano a prendere la patente per la moto, quindi insegniamo alle ragazze che vengono, normalmente sono donne, si chiama donne in moto, a caso donne motori, no? Avete presente quell'abbinamento che c'è? E facciamo in 3 giorni, gli insegniamo a guidare la moto e a fare l'esame per la patente. E mi pare che ci riescono, direi, e sono molto contento. 3 giorni impari. Noi uomini come sono messi? Bello, bello. Senti, oggi sarai qua con noi, quindi ti vediamo qui, insomma, in 1000 posti. Poi oggi pomeriggio ci sarà proprio qui di fianco al palco, ne parleremo dopo, la zona per gli autografi, i selfie, insomma, quello che vi pare, coloro che saranno a vostra disposizione. Vuoi dire qualche cosa al pubblico? A Franco. A Franco. Allora, senti, Marco. Aspetta, guarda, ti passo il microfono perché ha detto una cosa bella. Questo è il mondo su tutto. Allora, vai. Ironico, è il bastardo, ha vinto dopo di me, porca puttana. Io la fortuna che ho avuto che nell'82 ha vinto il mondiale nazionale di calcio, quindi di lui hanno un po' dimenticato, hai capito? Ma sono in secondo piano perché... No, aspetta, aperta che tu puoi ribattere, Franco. Sì, no, poi in effetti non è vero quello che lui dice, perché proprio grazie all'82 che ha vinto la nazionale, io sono stato assecondato alla nazionale, per cui sono stato ricevuto dal presidente Bertini. Lui no. Quindi alla fine quello che lui ha detto non è poi... Hanno ricevuto in un'altra maniera. E comunque niente, è stato bellissimo quell'anno lì, sì, mi dispiace per Marco che chiaramente, avendo scelto la Honda, che in effetti non era male, perché lui se la ricorda bene, quella Honda lì non era male, la scelta non l'ha fatta proprio, l'ha fatta abbastanza azzeccata. Purtroppo poi ci sono state un po' di cose che non hanno funzionato benissimo e quindi lui non si è trovato bene. A differenza di me, che mi sono trovato benissimo con la Suzuki, per cui ho vinto il mondiale e ne sono felice. Facciamo un applauso perché ragazzi. Sai, qui a Misano sono particolarmente emozionato, perché devi capire, quelli che sono i primi passi di un bambino sono i primi giri di ruota per un pilota. I primi giri di ruota l'ho fatto proprio qui a Misano nel 73, che era un circuito nato appena un anno prima, e quindi ho fatto i miei primi passi proprio qui a Misano, per cui essere qui a Misano mi emoziona particolarmente, quindi sono contento. E poi c'è tutto questo pubblico che poi è venuto per questa Suzuki Fest e sono felice che questo sia accaduto a Misano. L'applauso del pubblico.
Io volevo chiedere a Kevin se il presidente degli Stati Uniti lo aveva ricevuto dopo il mondiale del 93. No, non lo so, glielo chiediamo. Proviamo. Did the president of the United States invite you at the White House after you winning the world championship in 93, Kevin? No, sir, I did not invite you to the White House. And I know right now I definitely wouldn't want to go to the White House. Dice no, non mi ha invitato, adesso non ci voglio più andare, basta. Che spettacolo, che spettacolo.